È importante non solo per il tribunale comprenderlo, ma anche per tutto il popolo tedesco. Ma per poterlo comprendere è necessario comprendere il periodo in cui si verificò. C'era come una febbre in tutto il paese, una febbre di vergogna, di indegnità, di fame. Eravamo una democrazia, sì, ma dilaniata da discordie interne. Soprattutto c'era la paura. Paura del presente, paura del domani, paura del vicino e paura di noi stessi. Solo se comprenderete questo, comprenderete ciò che Hitler significava per noi. Perché egli ci disse: sollevate la testa, siate fieri di essere tedeschi. Ci sono dei demoni fra noi, comunisti, liberali, ebrei, zingari. Quando i demoni verranno distrutti, le vostre miserie verranno distrutte. Era l'antica, antica storia dell'agnello sacrificale. Ma dove erano quelli di noi che sapevano? Che sapevano che erano tutte menzogne, peggio che menzogne. Perché restammo in silenzio? Perché collaborammo? Perché amavamo la nostra patria. Che differenza fa se alcuni estremisti politici perdono i diritti civili? Che differenza fa se alcune minoranze razziali perdono i diritti politici? È solo una fase passeggera, solo una tendenza momentanea che verrà messa da parte prima o poi. Hitler stesso verrà messo da parte prima o poi. La patria è in pericolo. Noi marceremo verso la luce, marceremo in avanti. Avanti era la gran parola d'ordine e la storia conosce quanto vi riuscimmo, signor giudice. Riuscimmo oltre i nostri sogni più ambiziosi, gli stessi elementi di odio e di potere che erano in Hitler e ipnotizzarono la Germania, ipnotizzarono il mondo. Ci trovammo ad un tratto ad aver potenti alleati. Quel che ci era stato negato quando eravamo una democrazia ci venne offerto allora. Il mondo disse: avanti, prendete. Prendete i Sudeti, prendete la Renania, rimilitarizzatela, prendetevi l'Austria tutta. E poi, un giorno, ci guardammo intorno e vedemmo che correvamo un pericolo ben peggiore. Il sacrificio cominciò in quest'aula ed invase tutto il paese come una furiosa epidemia. Ciò che doveva essere una fase passeggera era divenuto un sistema di vita. Signor giudice, avrei preferito restare in silenzio durante questo processo. Mi accontentavo di curare le mie rose. Ero anche disposto a lasciare che l'avvocato proteggesse il mio nome. Finché mi resi conto che, allo scopo di salvarlo, egli avrebbe dovuto rievocare quello spettro. Glielo avete visto fare. L'ha fatto proprio qui, in questa aula. Egli ha insinuato che il Terzo Reich operasse per il bene del popolo. Egli ha insinuato che sterilizzassimo la gente per la salute della patria. Ha insinuato che forse il vecchio ebreo sedusse davvero la ragazza sedicenne dopo tutto. E ancora una volta si fa tutto questo per amore di patria. No, non è facile dire la verità. Ma se ci deve essere una salvezza per la Germania, noi, che siamo colpevoli, dobbiamo ammetterlo.
qual che sia la pena e l'umiliazione. Io avevo dato il mio verdetto sul caso Feldenstein. Prima ancora di entrare in aula l'avrei dichiarato colpevole, quasi quali che fossero le prove. Non si trattò di un processo. Fu un rito sacrificale in cui Feldenstein, l'ebreo, fu vittima innocente. Signor giudice! Devo interrompere l'imputato. Non si rende conto di quel che dice. Non si rende conto del significato. Sì, invece. Mi rendo conto. Il mio avvocato vi vorrebbe far credere che non sapevamo dei campi di concentramento. Non sapevamo. E dove eravamo? Dove eravamo quando Hitler cominciò ad urlare il suo odio nel Reichstag? Quando i nostri vicini venivano trascinati nel cuore della notte a Dachau? Quando ogni paese della Germania aveva un binario morto, dove carri di bestiame erano riempiti di bambini che venivano portati allo sterminio. Dove eravamo quando i bambini gridavano nella notte? Eravamo sordi? Ciechi? Muti? Il mio avvocato dice che non sapevamo dello sterminio di milioni e gli adduce a nostra scusante che sapevamo solo dello sterminio delle centinaia, cioè forse ci rende meno colpevoli. Forse non conoscevamo i dettagli, ma se non sapevamo era solo perché non volevamo sapere! Traditore, traditore! Ordine, ordine, ordine!